Più che di una cripta, si tratta di una chiesa sotterranea che fu chiamata Santa Maria sotto il Duomo, perché si trova proprio sotto il Duomo dal lato orientale e il cui accesso era consentito attraverso due scale a chiocciola dalle absidi sovrastanti. La cripta è stata costruita in contemporanea alla costruzione della chiesa madre e venne realizzata nel 1081 per volontà del re normanno Ruggero II, per poi essere successivamente inaugurata dal re svevo Enrico IV. La struttura era ed è composta da tre volte a crociera, sostenuta da colonne di epoca greca e romana, ed ha una forma assai bizzarra per le volte basse e pesanti, che si curvano su tozze colonne. Nel 1638 questo antico sotterraneo fu affidato agli schiavi della Madonna della Lettera, una congregazione di mercanti, curiali e civili, il cui capo era Giuseppe Stagno, che ristrutturarono la cripta. In tale occasione furono creati dei muri divisori in corrispondenza delle sovrastanti absidi laterali, creando così due cappellette. La cripta, che restò miracolosamente indenne sia dal terremoto del 783 che da quello del 1908, malgrado i danni subiti dal dono, divenne oggetto di devozione e utilizzata non solo come luogo di sepoltura, ma per celebrare messe e per ospitare le riunioni dei vescovi delle diocesi. In seguito al sisma del 1908, l'incaricato dei beni culturali di Palermo per la ricostruzione del Duomo, Francesco Valenti, fece costruire due muri portanti per sostenere il carico del Duomo, provocando così il successivo innalzamento della quota di calpestio della cripta. Più problematiche dei terremoti, in effetti, furono i vari allagamenti verificatisi negli anni, il più grave dei quali intorno agli anni 70, a causa di infiltrazioni di acqua marina del vecchio percorso del torrente Portalegni. In seguito a questi eventi, l'assessorato regionale per i beni culturali, su richiesta della sovrintendenza di Messina e dell'allora arcivescovo Giovanni Marra, finanziò intorno al 2006 i lavori per il prosciugamento e l'impermeabilizzazione della cripta. Dopo qualche anno i lavori cominciarono e la cripta tornò asciutta, ma i lavori effettuati portarono allo smantellamento del pavimento post-terremoto, per ritornare alla quota di calpestio originale della cripta, dove furono ritrovate le fondamenta del Duomo e le basi delle colonne di epoca greca e romana.